L'Arezzo a Monza per dimenticare la gara di andata, per continuare la striscia positiva, l'abbraccio tra Brocchi e Di Donato che conferma la difesa 3, cambia il protagonista, però c'è Baldan al posto di Sereni. Gori parte la panchina, gioca Gioe, Paletta e Belusci le assenze nel Monza. Più da Belloni, dopo 46 secondi l'Arezzo ci prova con Belloni, la parata di Lamanna. Ecco lì i tifosi dell'Arezzo che anche di sabato non fanno mancare l'affetto. Qui la palla che finisce fuori, la conclusione di Morosini sull'assist di Brighenti. Controllo di Lepore che poi serve Armellino. Supera Tassi, poi questa saetta che non va per niente lontano dal palo di Pissardo. Conclusione per Armellino. L'Arezzo da Foglia verso Corrado. Corrado parte il cross, Caso, buon controllo, resiste, Tignoso come sempre, palla fuori, arriva Tassi! Lorenzo Tassi! 25 minuti! L'Arezzo in vantaggio a Monza con questo lampo di Tassi. Aveva segnato a tempo scaduto in casa col Como, qui trova un gran gol. Monza sorpreso, Monza beffato, Arezzo in vantaggio. Arezzo prova a approfittarne. Qui non si intendono Scaglie e Marconi, Belloni ne può approfittare, grazie però alla Manna, gran conclusione, Arezzo che approfitta di una situazione del Monza che sta un po' sbandando, insiste l'Arezzo, da Tassi a Piu, prova a evitare Fossati, parte il cross, Baldan svetta, la Manna e poi Gioe, ancora la Manna, se la ritrova tra le braccia, Arezzo che sta costruendo le occasioni per il raddoppio, qui Brighenti. Brighenti cerca di andare, Brighenti parte il traversone per Finotto, c'è un contatto con Baldan, rivediamo, secondo l'arbitro è calcio di rigore, c'è il giallo per Baldan e dal dischetto Brighenti non sbaglia al 39esimo, il Monza riesce a trovare il pareggio non senza difficoltà perché l'Arezzo ha avuto altre due circostanze per andare al raddoppio, l'arbitro Natilla però ha giudicato da rigore l'intervento che abbiamo visto e il Monza pareggia, qui siamo nel secondo tempo, ancora Arezzo in avanti con Belloni, la rimette dentro a cercare Caso, il salvataggio sulla linea, poi arriva Tassi e la Manna ancora dopo che Fossati ha salvato tutto sulla linea, Arezzo ancora un passo dal vantaggio. Qui azione corale del Monza, Morosini, Machin parla dentro, attenzione al controllo di Finotto, Pissardo, ancora Finotto che ci ha provato, poi Foglia prova a anticipare, Morosini insiste, il Monza, Brocchi, calcio d'angolo per il Monza, Finotto schiaccia, palla sul fondo, per poco che qui non ci arriva Fossati, Monza che aumenta gli sforzi per cercare il vantaggio. Qui azione centrale di Armellino, arriva la Manna, palla dentro, Brighenti, Pissardo, poi Finotto, ancora l'intervento del portiere dell'Arezzo, doppio grande intervento, non la prende bene in panchina Brocchi con Pissardo, grandissime parate a 5 dalla fine, l'Arezzo prova a leggere che Belloni, contatto giudicato regolare, è entrato Gori nell'Arezzo, Belloni, dall'altra parte l'arrivo di Pio, punta, conclusione ribattuta, arriva Gori, sinistro, uno dei suoi all'improvviso, palla sul fondo, vede la porta sempre bene, qui la manca di pochissimo. Ancora Fossati, l'Arezzo con Pio, risposta corta, poi qui Chiricò, piroetta, Chiricò in area di rigore, Chiricò prova a saltare tutti, colpe di Fossati per Mota Carvaglio, la mette in rete ma si è alzata la bandierina. Proprio il giocatore acquistato dalla Juventus Under 23 che non era il meglio, è entrato nel secondo tempo, posizione comunque che sembra irregolare la sua, anche da questo replay lo si nota. Monza che ci prova fino alla fine, recupero, lungo pallone, c'è Ceccarelli in vantaggio però attenzione Mota! La palla qui davvero fa la barba al palo. Qui clamorosa indecisione tra Ceccarelli e Pissardo. Ceccarelli colpisce di testa ma di fatto manda in porta Carvaglio. Guardate la palla, va fuori di un niente. Arezzo che poteva essere tornato in vantaggio ma che qui nel finale ha rischiato anche di subire il KO. Comunque un punto preziosissimo nel campo della squadra che sta dominando il girone. Finisce 1-1.